Massimo Mallegni è stato sospeso dal ruolo di sindaco di Pietrasanta in base agli effetti della legge Severino. La notifica della sospensione è arrivata nel pomeriggio di venerdì. Il provvedimento firmato dalla prefettura di Lucca è una conseguenza della condanna di primo grado per il reato di abuso d'ufficio. Una vera doccia gelata per Mallegni, che in campagna elettorale aveva mostrato il parere di un noto avvocato che escludeva l'applicabilità della Severino al suo caso. Mallegni, in queste ore, sta già lavorando al ricorso. Ma guardi, io come ho detto a mia moglie, ci siamo detti assieme, probabilmente la nostra persecuzione non ha ancora fine e di conseguenza io sono veramente amareggiato di questa cosa. Ritengo di non essere tra le condizioni previste dalla legge Severino, l'ho già detto, ho un parere importante. Ho di fatto già presentato ricorso, spero lunedì o martedì già di avere la risposta. Ritengo che per buona pace dei miei amici, nemici, avversari, ritengo che non si libereranno di me così facilmente. E questa posizione, questa ennesima posizione dimostra quanto male hanno fatto a me e continuano a farmi. Probabilmente è diventato uno sport a cui qualcuno voglio dire gode. Il prefetto ovviamente ha fatto il suo dovere, ha fatto quello che doveva fare. Ho la sensazione che questa norma appunto non mi riguardi. Io sono veramente, lo ripeto un'altra volta, amareggiato di questa cosa, la mia è una vita in salita, ma i cittadini di Pietrasanta, che già sapevano della mia condanna per il famoso passo Carrabile, mi hanno votato lo stesso. Questo significa andare contro la volontà popolare e quindi contrastare completamente una volontà che viene dal basso, che viene dal popolo e che non discende da nomine dall'alto. Purtroppo, questa è l'Italia e ci dobbiamo fare i conti. La sospensione potrebbe durare al massimo 18 mesi. In attesa degli sviluppi, i poteri di Mallegni passano al vice sindaco Daniele Mazzoni.